Mestre rischia di diventare una città dormitorio. È iniziata una corsa alla realizzazione di nuove strutture ricettive, dai bed and breakfast agli hotel, una scelta che danneggerebbe inesorabilmente la città. La denuncia arriva dalla Confesercenti. Due gli aspetti negativi. Il primo riguarda il turismo a Venezia, in un momento in cui si parla di flussi turistici e di regolarizzare questo aspetto. Arriva la doccia fredda. Altri alberghi a Mestre significa altri turisti solo a Venezia. A Mestre le persone arriverebbero solo per dormire. Realizzare degli importanti insediamenti ricettive, si parla di circa 4.000 persone che possono dormire in queste strutture, significa un'ulteriore pressione sulla città di Venezia, vanificare qualsiasi gestione dei flussi, cosa tra l'altro che non si sta ancora facendo, per cui la città si trova nelle condizioni in cui si trova. Ma questo non è l'unico problema. Negli ultimi periodi a Mestre la realizzazione dei centri commerciali ha portato all'occupazione di suolo e alla cementificazione. La storia dovrebbe insegnarci qualcosa, tuona Franceschi. Oggi sulla spinta, diciamo, dell'economia turistica si vuole continuare con questa diciamo, impostazione, realizzare quindi strutture ricettive, cementificare e quindi con gravi problemi anche nessuna ricaduta sul sistema della città. Investire sul turismo è importante perché sarà una delle economie che avrà sempre più uno sviluppo sicuro, ma secondo Franceschi bisogna evitare di concentrare tutto su Venezia, ma guardare alla città metropolitana nel suo insieme e a investire nelle altre città, da Chioggia alla Riviera del Brenta. Questa politica non porta a nulla, anzi danneggerà le altre città.